Bene ragazzi, siamo dentro Phantom Palace e in questo video voglio mostrarvi, per chi lo sta facendo, si sta immattendo come funziona. Praticamente non è chissà una partita a scacchi, di scacco matto, nulla di che. Dobbiamo semplicemente guardare come è messa la scacchiera e quello che manca. Alcune pedine sono fuori, praticamente noi dobbiamo ricreare in tutti e due i colori le stesse posizioni delle varie pedine. Esempio qui quella che manca è la torre bianca, la torre nera è qua, adesso io dovrò mettere la torre bianca in modo tale che il disegno sia identico, praticamente da un lato e da un altro. Questo vale per tutte le tre scacchiere, alcuni dovranno aggiungere un paio di pezzi invece di uno, ma il nocciolo è sempre quello. Adesso aspetta, se non erro dovrebbe essere qua o quella dopo. No, a posto. Abbiamo ricreato la stessa cosa. E voilà. E abbiamo sbloccato. Ci deve essere anche qualcosa, credo, una stanza segreta da fare con le pedine, che adesso non mi ricordo com'è, dove ci permette di andare a prendere uno dei Mokoko Seed. Però questo è un dungeon che si può fare in qualsiasi momento, sempre, basta andare anche su YouTube, si trova probabilmente anche su Max Roll. E questo è quanto, sono tutti uguali ragazzi le scacchiere, solo cambiano solo le pedine, quindi magari toccherà a volte spostare la torre, a volte il pedone, a volte ci richiede un paio di pedine da muovere. Dobbiamo semplicemente ricreare la stessa posizione delle altre pedine, quindi se manca un nero dobbiamo rimettere la pedina nera nel giusto punto, un bianco prendiamo una pedina bianca e mettiamo in quel punto, tutto qua. Non tocca mattirsi a fare scaccomatte o quant'altro, basta semplicemente ricreare sulla scacchiera le stesse posizioni delle varie pedine di entrambi i colori. Quindi se uno è da un lato, noi dobbiamo mettere nell'altro opposto. Tutto qua. Ragazzi, io spero che il video vi sia tornato utile, flash proprio veloce. Vi invito a lasciare un like, forse così condividere con gli amici se sono ancora anche loro in crisi con questo dungeon. A iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, logicamente attivare la campanellina qualora vi interessassero i nuovi aggiornamenti sui prossimi video. Detto ciò, buon game a tutti, mi raccomando, fate bravi, ciao a tutti e alla prossima.